Benvenuti per questo quarto episodio dello speciale di Halloween. La storia di oggi tratterà di una ragazza che fa un giro in campagna da sola ed incontrerà qualcosa. Ma non vi anticipo altro e vi lascio subito al racconto di oggi. Voglio solo ricordarvi di lasciarmi un mi piace, così da farmi capire quanto vi interessa questo tipo di video. E adesso che sta iniziando! Questo strano fenomeno successe a mio padre nel mese di luglio del 2000. Dopo aver comprato e rimesso a nuovo una casa in campagna, voleva convincerci ad andare a dormire lì almeno per una volta. I miei genitori discussero molto, alzando anche la voce, soprattutto mia madre, che diceva continuamente che non voleva andare a dormire in quel posto perché i vicini le avevano raccontato di strani avvenimenti successi proprio in quella casa. Allora, dopo molte discussioni, mio padre andò a dormire lì da solo, senza credere a tutte quelle superstizioni che per lui erano solo baggianate. Nella notte, prima di andare a dormire, chiuse tutto, porte, finestre, e andò a letto. Ma, verso le 3 di notte, sentì aprire la porta, che lui stesso aveva chiuso a chiave. All'inizio pensò fosse mia madre, e non tenne conto del rumore. Si rimise a dormire. Ma nel dormiveglia sentì la porta chiudersi, udì dei passi di zoccoli che prima si aggiravano per la casa e poi si dirigevano verso il piano superiore, dove c'era la stanza in cui dormiva lui. Ancora in dormiveglia, all'improvviso cominciò a sentire un fortissimo peso su di lui che lo schiacciava e lo soffocava letteralmente. Reagì, spingendo via con forza quella cosa. Qualcosa cadde, pesantemente e con un forte rumore. Lui si alzò immediatamente, corse verso la luce e l'accese, ma non vide niente. Tranne che in un lato del mobile vicino al letto era rotto e in un punto presentava grossi e profondi graffi che prima non c'erano. Non ci pensò due volte, prese tutto, lasciò la casa mezza aperta e scappò. Il giorno dopo vi tornò e portò un prete a benedire la casa. Appena finita la benedizione si sentì un urlo sovraumano e un rumore di zoccoli che correva fuori dalla casa. Le apparizioni cessarono. Oggi mio padre di tanto in tanto va ancora lì a dar da mangiare agli animali che ha, ma sono sicuro che non vorrà mai più dormire in quella casa. Bene, spero che la storia vi sia piaciuta. Questa ha fatto paura anche a me man mano che la leggevo. Ricordate quindi di commentare qui sotto, fatemi sapere se questi video vi stanno piacendo e fatemi sapere se anche voi siete a conoscenza di qualche storia simile, che magari può essere successa a qualcuno che conoscete o solo che vi sia stata raccontata. Non dimenticate di lasciarmi un pollice in su, di condividere il video con i vostri amici e noi ci vediamo domani con l'ultima storia. Se non volete perdervi neanche un mio video e volete sapere sempre quando ne carico uno, andate sulla home del mio canale e cliccate su iscriviti. Se lo siete già, passate allo step successivo e cliccate sulla rotellina che appare accanto alla scritta iscritto. Vi si aprirà questa finestrella. Mettete la spunta su inviami tutte le notifiche e cliccate su salva. In questo modo YouTube, ogni volta che caricherò un video, dovrebbe mandarvi in automatico i feed e riceverete così la notifica.